tutte le tue? No, però posso usarle tutte le volte che voglio. Mab & Co. Formazione e strategie per l'evoluzione del business. Mabmanagement.it. Ripartire in questo modo in un momento così difficile era certamente quello che Claudio Ranieri si auspicava, perché non era assolutamente facile pensare che con tante assenze in un momento così delicato e con il mercato aperto che certamente disturba e sollecita a fare voli pindarici, potesse essere facile riuscire a battere un Bologna così quadrato. Un Bologna che è apparso una squadra decisamente ben organizzata, messa bene in campo, che per i primi 20 minuti ha fatto sentire il Cagliari una squadra decisamente inferiore, perché ha preso il comando del gioco e ha costretto i rossoblù a stare rintanati nella loro metà campo nella speranza di poter uscire con qualche contropiede, ma con un'autorevolezza, un'autorità in campo che faceva capire, insomma, di quanta differenza c'è tra una squadra che è già ben assestata per la Serie A, una squadra media ben assestata per la Serie A, e una squadra che invece deve ancora mangiare pane duro per poter arrivare ad una consistenza, ma che compensa con delle qualità diverse, che sono ancora una volta le armi del cuore, quelle della caparbietà, dell'animo, della aggressività in certi momenti, del dinamismo, mi sento di dire, perché comunque è un Cagliari che è stato capace di non far ragionare il Bologna come avrebbe voluto, di aggredirlo, di avere questo passo costante per l'intera partita. Quindi non solamente cuore, ma anche fiato, anche condizione atletica, perché ci ha messo il fisico, ci ha messo la voglia di combattere, ci ha messo la voglia di contendere ogni pallone, quei palloni che nei primi 20 minuti non vedevi mai, perché arrivavi secondo se non addirittura terzo. Insomma, un ottimo Cagliari che ha trovato come simbolo il giocatore forse più contraddittorio di tutta questa prima parte del campionato, Andrea Petagna. Andrea Petagna che ha mostrato che si può anche lottare nel calcio, che si può fare con il suo fisico, si può fare qualcosa di importante per dare un contributo alla squadra stessa. Protegge il pallone, fa salire la squadra, dimostra che si può lottare su ogni palla contesa e ha trovato il gol. Il gol che è fondamentale per un attaccante, anche se lui gol non ne fa tantissimi, ma è stato il frutto di una sintesi di quelle che sono le sue qualità, perché ben marcato da Calafiori è stato capace di metterci lui per primo il fisico per sfuggire l'avversario e poi la tecnica per riuscire a trovare la via della rete. Fisico e tecnica, chiaramente bisogna lottare, bisogna fare in modo che le qualità che hai possano essere valorizzate al meglio, e la fortuna ti aiuta. Nelle due partite col Bologna, tra quella d'andata e quella di ritorno, probabilmente ci sarebbero stati bene due pari, però alla fine, se vai ad analizzare, due pari avrebbero prodotto due punti, due vittorie. Forse immeritata quella del Cagliari adesso, ma immeritata certamente anche quella del Bologna all'andata, hanno permesso alle due squadre, invece di avere due punti dopo 180 minuti, due punti ciascuno dopo 180 minuti, di averne tre. E anche questo è un dettaglio significativo. Ma sono tutte le tue? No, però posso usarle tutte le volte che voglio. Mab & Co. Formazione e strategie per l'evoluzione del business. Mabmanagement.it.